Eccoci qua, allora a poche ore da Roma Empoli vi dico che Teleradio Stereo dà una notizia interessante di calciomercato. Sapete che nei giorni scorsi si era ipotizzato anche che la Roma potesse arrivare anche a privarsi di Cristante, di Brian Cristante, che è un po', diciamo, una novità, ecco, del calciomercato in uscita, eventualmente della Roma. Perché? Perché secondo Davide Riso, mi pare che si chiami, il procuratore di Davide Frattesi, no, forse si chiama Giuseppe Riso, ma non ha importanza, c'è in piedi una trattativa last minute molto serrata tra Inter e Roma. È stato detto questo anche da Teleradio Stereo poco fa, che prevede quindi Frattesi alla Roma, Davide Frattesi, cresciuto nella nostra primavera, in una trattativa dove, perché chiaramente Davide Frattesi è un giocatore che ha un certo prezzo, essendo anche giovane, nella trattativa entrerebbe Brian Cristante. Sono due giocatori completamente diversi. Davide Frattesi è un ragazzo che, tra l'altro, come sapete, garantisce anche un certo numero di gol stagionali. Credo che nell'Inter abbia segnato, nell'Inter dello scudetto, 9 reti, sia il quarto marcatore addirittura dell'Inter, con solo 9 presenze da titolare. C'ha tipo 30 presenze, una cosa del genere, tra campionato, coppe, una cosa del genere complessive, ma solo 9 volte è partito titolare, ha segnato 9 reti. È un ragazzo che trova la porta con facilità. Quindi anche sotto questo punto di vista sarebbe interessante, secondo me, perché i nostri centrocampisti obiettivamente non segnano molto. Lefè, sappiamo che è un giocatore che la porta non la vede proprio, non è nelle sue corde proprio segnare. Mi pare di ricordare che nella sua squadra, nel Rennes, abbia segnato un gol in una stagione, l'ultima stagione addirittura 0 un gol. Quindi, considerando che Cristante è un uomo che ha dato tutto, e penso che il suo ciclo sia finito alla Roma, che abbia dato tutto quello che ci poteva dare, un giocatore quantitativo, che non mi sembra neanche molto adatto per il gioco in testa De Rossi, che è un gioco che prevede una certa qualità nel palleggio. Lui è sicuramente un giocatore utile, che non andrebbe certamente all'Inter a fare il titolare, andrebbe chiaramente a fare la riserva, però non ha molta qualità. Frattesi è un giocatore completamente diverso, più giovane, dinamico, di corsa, bravo negli inserimenti e appunto con questa caratteristica di poter segnare qualche gol. Lui non ha mai fatto mistero che tornerebbe volentieri a Roma, dove è cresciuto calcisticamente, appunto nelle giovanili della primavera della Roma. Vediamo un po' cosa succederà, però è chiaro che c'è un'enorme confusione. Concentrare tutte queste trattative negli ultimissimi giorni non mi sembra un segnale positivo. Del resto anche altre squadre stanno battendo questa strada. Il Napoli in 3 giorni ha preso Neres, Lukaku e oggi pare che prenda McTominay del Manchester United, centrocampista, e quindi c'è la Juventus che sta continuamente addosso all'Atalanta per avere Koopmeiners proprio in extremis. E poi vedo anche la notizia che l'Atalanta sta prendendo, domani dovrebbe fare il visite mediche e firma, Rui Patricio, portiere della Roma, che è svincolato, e siccome Juan Musso andrà all'Atletico Madrid, Gasperini si cautela, quindi carne secca titolare, con un giocatore molto esperto come Rui Patricio in panchina, che sai che ci puoi contare sempre quelle poche partite che dovesse essere chiamato in causa. Atalanta sta pensando, tra l'altro, anche a un altro svincolato, Cuadrado, Juan Cuadrado, che ha avuto degli infortuni, adesso è svincolato e se lo vuole prendere anche lì, perché chiaramente l'Atalanta quest'anno ha molta ambizione, ha la Champions, ha tante partite importanti davanti e quindi vuole avere anche quantitativamente scelte
in panchina. Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire questa faccenda di Frattesi, che è un nome che negli ultimi giorni era un po' uscito fuori. Ecco, io non ne ho parlato tanto di questa cosa perché ciclicamente esce fuori il nome di Frattesi avvicinato alla Roma, poi non se ne fa mai niente. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno delle notizie, delle novità in tal senso, ma aspettatevi qualcosa, aspettatevi. Se non sarà Koné, Danzo, saranno altri, ma non, così com'è oggi la squadra, soprattutto a livello di cambi, non sta in piedi. Ho letto la panchina della Roma contro l'Empoli nel video precedente, è una panchina che non è presentabile per una squadra che ha ambizioni importanti in un lungo torneo come la nostra Serie A. Ci sono giocatori sul viale del tramonto come Smalling, dei tanti giovani ragazzi appena arrivati, come gli stessi Sangaré e Dal che sono appena arrivati, poi arriverà Abdulhamid, gente che non deve capire anche dove sta, il giovane Joao Costa, Ebram che appunto si spera solo di venderlo all'West Ham perché pare che ci sia un interessamento dell'West Ham in queste ore. La panchina della Roma, vi dico la verità, mi preoccupa ancora più della squadra titolare.